Bentornati a Buongiorno Verona, siamo di nuovo insieme a voi. Oggi parliamo di una realtà che abbiamo già avuto ospite qui nei nostri studi, parliamo di FEVOS e oggi parliamo nello specifico di alcuni eventi organizzati proprio da FEVOS e nell'ambito della solidarietà e non solo. E per parlarne siamo qui insieme a Giulia Mantovanelli e Romina Tegazzini. Benvenute. Grazie. Allora, dunque, oggi parliamo appunto di una, diciamo, un ramo di FEVOS, quindi il Bazar Solidale. Io per chi ancora non lo conoscesse, anche se penso e spero che le persone che non lo conoscono siano rimaste poche, vorrei un attimo che mi spiegaste velocemente di cosa si tratta. Certo, noi facciamo parte del Bazar Solidale, abbiamo due bazar e una sartoria. Siamo nati da relativamente poco, ma i passi avanti sono stati parecchi. Ci occupiamo principalmente del riciclo di economia del dono e di economia sostenibile. Sostenibilità nel senso sia ambientale che economico e sociale. Ambientale perché diamo uno sguardo all'ambiente, noi ricicliamo tutte quelle cose che ci vengono donate e che altrimenti sarebbero buttate via e sarebbe veramente un peccato. Diamo lavoro a tutte quelle persone. Abbiamo un progetto, diciamo, che si occupa di integrazione lavorativa rivolto soprattutto alle donne e oltretutto diamo la possibilità di acquisto a tutte quelle persone che magari si trovano in una situazione di difficoltà, appunto perché certo. Vendiamo a prezzi molto bassi. Esatto. Tra l'altro, appunto, anch'io personalmente sono stata svariate volte nello spazio appunto dei Bazar Solidali e devo dire che effettivamente è molto molto bello vedere quanta gente dona, insomma, dona magari cose che non mette più o che magari, non lo so, aveva lì in casa e che non usa oppure ha ricevuto in dono, insomma, è veramente una bella cosa questa e tra l'altro sono molto frequentati. Assolutamente, il volume delle donazioni è aumentato tantissimo e anche le donazioni stesse sono cambiate nel tempo perché le persone hanno proprio piacere a donare le loro cose ben tenute e esatto. Molto spesso mai usate per dare la possibilità ad altri di indossarle e dare comunque una seconda opportunità anche a questi doni. Sì. E siamo molto molto frequentati e tante persone stanno iniziando a proprio scegliere second hand, quindi siamo molto soddisfatti. È vero, anche questo è un tema molto attuale come il tema che avete affrontato venerdì 8 luglio con la svolta sostenibile comincia dall'armadio, un evento molto interessante, ripeto molto attuale perché si parla insomma di sostenibilità anche a livello di abbigliamento, di come mantenere il proprio armadio, di come scegliere i propri capi, anche come vestirsi in un certo senso e si parla anche di fast fashion. Ovviamente fast fashion che è insomma forse uno dei mali di questa era che stiamo vivendo in certi sensi. Come è andato questo evento e insomma ditemi un po' di cosa si è parlato in concreto. Allora, a nostro parere l'evento è andato molto bene, è stato costruito proprio per diciamo dare alle persone una consapevolezza su quello che è l'impatto dell'industria della moda sia a livello ambientale che a livello sociale. Certo. Quindi è stata fatta una panoramica da Arianna De Biasi che è fondatrice di Dress Code e che per noi appunto ha fatto questa serata insieme a Sara Rossi in arte Sara Bigood e Sara Alberghini in arte Mamma Chimica. Soprattutto diciamo sull'impatto ambientale e sociale, Arianna ci ha proprio illustrato come l'industria della moda va a toccare tutti i temi che oggi abbiamo a cuore, il tema dell'energia, il tema dell'acqua, il tema dei rifiuti, il tema anche dello sfruttamento del suolo e anche in ambito sociale. C'è una schiavitù che purtroppo esiste e che proprio è data da chi lavora nella moda nei paesi diciamo meno ricchi, dove i lavoratori, in particolare le donne, non hanno dei diritti che tutelano il loro lavoro, non hanno dei contratti che dà un salario adeguato. E, purtroppo questo accade soprattutto per la fast fashion.
fast fashion, che è proprio questa produzione continua di indumenti che viene messa sul mercato a prezzi ridotti, stracciati, e per fare questo c'è bisogno di andare a far produrre questi indumenti, diciamo, in altri paesi dove il costo del lavoro è meno importante. Certo, quindi chiaramente quando ci troviamo di fronte a un capo d'abbigliamento che a un prezzo veramente esiguo, forse qualche domanda in più ce la dovremo porre. Questo era proprio l'obiettivo dell'evento, e quindi capire chi sono gli attori coinvolti e capire noi, in qualità di acquirente, che cosa possiamo fare. Il messaggio è quello di non lasciarci influenzare dalla fast fashion, di scegliere in maniera più consapevole, e a questo riguardo è intervenuta appunto Sara Bigood, dando nozioni di armocromia, di body shape, di face shape, e quindi di come costruire un proprio stile. Certo. Personale, quindi in armonia con se stessi, con quello che si è, con quello che si vuole anche, come dire, trasmettere. Certo. Agli altri. E infine, come mantenere i nostri capi nel tempo, e qui abbiamo chiamato Mamma Chimica, che ci ha dato delle indicazioni precise di che cosa serve. Certo. Ecco, dateci qualche, per chi come noi magari non ha partecipato all'evento, qualche suggerimento che è emerso, perché io sono molto curiosa. Sono anche suggerimenti utili poi, Allora... Allora, suggerimento per quanto riguarda la sostenibilità ambientale. Arianna ci ha indicato di, non andare ovviamente a comprare continuamente abiti che non ci servono, ecco. Ma a questo proposito di poter anche andare ad acquistare second hand, di poter scambiarsi gli abiti per quelle occasioni in cui serve qualcosa di particolare, di poter mantenere i propri abiti e anche di trasformarli nel tempo. Su questo noi avevamo già fatto anche un altro workshop, proprio per dare nuova vita ai capi con uno stile diverso. Certo. Quindi un restyling del capo. E mentre, insomma, per i lavaggi ci sono... questo è interessante. È stato interessante. Ci sono delle belle indicazioni che, insomma, diciamo che Mamma Chimica, appunto, ci ha spiegato come gli enzimi e le molecole che servono per rendere efficace un lavaggio. Sì. Non sono moltissimi, quindi tutto quello che sta all'interno dei detersivi molte volte sono delle sostanze che vanno ad inquinare l'ambiente, perché danno un bel colore al detersivo, ma in realtà non è utile e efficace per le finalità del lavaggio. Quindi ecco, i rimedi sono quelli di candeggina dedicata, prodotta con alimenti che si trovano in commercio, che si trovano in commercio, e ovviamente stendere al sole per i capi chiari e bianchi, perché altrimenti per i colori vivaci andiamo a rovinare questi vestiti, e soprattutto fare attenzione quando si fa il lavaggio. Perché non tutti i capi devono essere trattati allo stesso modo. Se noi mettiamo l'ammorbidente in un capo sintetico è assolutamente inefficace, nel senso che la molecola dell'ammorbidente si aggrappa ad un tessuto naturale e l'ammorbidente scivola via sul capo sintetico, quindi è inutile che lo utilizziamo, va solo ad inquinare e non serve a nulla. Che effettivamente non è che spesso non ci si ferma lì a pensarci quando si fa la lavatrice, quando si lavano i propri capi d'abbigliamento. Ecco, un'altra cosa, un'ultima domanda sempre su questo evento, vorrei una conferma da voi, addetti ai lavori. Il second hand sta prendendo sempre più piede ed effettivamente questo potrebbe essere una buona mano all'ambiente, giusto? Assolutamente, perché andiamo a togliere dal mercato, andiamo a diminuire un pochino tutti quegli acquisti pressoché inutili. Abbiamo tante cose che non usiamo che potrebbero tranquillamente essere riutilizzate o reinventate, ecco, appunto.
per cui è sicuramente un punto di partenza. Noi nel nostro piccolo possiamo fare molto, quindi un invito è quello di scegliere sempre di più il second hand e dare una possibilità a questi nuovi capi che possono essere tranquillamente riutilizzati. Eh sì, e sempre sulle vostre, diciamo sui vostri punti cardine, quindi il second hand, l'inclusione sociale e la promozione del dono, si è svolto anche un altro evento, questa volta a maggio, parliamo dell'evento che si è intitolato Sposa i nostri valori. Siete salite in passerella appunto con alcune modelle che hanno sfilato con abiti da sposa. Sì, è stata una bellissima iniziativa dove molte persone si sono unite proprio per questo evento. Abbiamo avuto una trentina di ragazze che si sono rese disponibili per indossare i nostri abiti e poi ecco tutta l'organizzazione che è stata necessaria per rendere possibile questo evento. Quindi è stato costituito proprio un bel gruppo di volontari. Certo. E proprio per sostenere quelli che sono i nostri valori, quindi economia del dono, inclusione lavorativa, inclusione sociale e in questo caso anche l'avvio agli antichi mestieri, perché è stato promosso dalla sartoria Figli di Bene, che è all'interno del Bazar Solidale di via Marconi, dove appunto la sartoria opera e dove anche promuove, diciamo, la produzione di abiti da sposa. E in questo caso hanno sfilato più di 35 modelle e abbiamo raccolto molti abiti, più di una ventina, che adesso sono nel nostro bazar e potranno essere acquistati come second hand, ma potranno essere anche noleggiati, quindi l'accessibilità per un bellissimo abito da sposa e anche a dei prezzi agevolati. Certo. Ecco. E poi abbiamo una carrellata che abbiamo raccolto abiti dagli anni 50 ai giorni nostri. Wow. Per cui abbiamo anche delle pillole, veramente degli abiti molto interessanti per chi ama il vintage. Eh sì, effettivamente sì, insomma non capita tutti i giorni di vedere abiti da sposa degli anni 50, insomma sono sì, veramente particolari. Proprio nella sfilata c'è stata proprio questa trasformazione, no? Cioè noi l'abbiamo fatta in ordine proprio cronologico di vestito. Certo. Per cui si è proprio reso evidente questa trasformazione dell'abito da sposa dagli anni 50 agli anni 80, dove c'erano tutti questi abiti di, ecco, di molto ampi, molto, molto sì, meringa. È vero, e poi vero, ai giorni nostri. Ecco. Ma se è vero che tutto poi ritorna in modo circolare, torneranno di moda anche quelli probabilmente tra qualche anno, chissà. Può essere. Noi siamo essere pronte. Esatto, esatto, voi siete pronte. Allora, ragazzi, io vi ringrazio davvero di essere state miei ospiti oggi, perché è sempre bello avere qualcuno di Fevos che porta i vostri valori, che sono sempre valori molto condivisibili alla fine. E soprattutto vi faccio un in bocca al lupo per il Bazar Solidale e la sartoria Figli di Bene, perché effettivamente date quel qualcosa in più, insomma, anche alla città. Quindi in bocca al lupo davvero. Grazie, grazie mille. Grazie mille. Benissimo, allora anch'io vi saluto, grazie per averci seguito e al prossimo appuntamento con Buongiorno Verona.